Bella riga. Allora, siamo qua nello spottino, sono circa le 9 qualcosa. Sono appena passati quelli della gestione del parco con i fuoristrada e eccone un'altra macchina. E niente, adesso andiamo là dal bombolaio magico a vedere se ci ricarica la bombola finalmente stamattina, a meno che non chiuda alle 9:30. Vediamo di farcela. E quindi niente, bella lì, vi aggiorno dopo. Ciao! Quella sterrata paurosa di stanotte, perché in realtà se ne poteva fare una molto più easy. E niente, che ci vuoi fa? Amen. Abbiamo fatto il pieno di Jeppel, ci hanno messo un minuto, una roba rapidissima, speso 14 euro, che praticamente è meno della metà di quello che avrei speso a Parma. Quindi ottimo, non ho più il problema del gas, spettacolo. Adesso posso andare a fare un giretto per il Salento in cerca di un posticino carino dove far volare il droide. Bene, ci aggiorniamo a dopo. Aggiornamento delle 10:44. Sto andando a Torre Inserraglio, che è uno degli spottini che avevo scelto per dormire, e quindi andiamo a vedere com'è e se è bello. Stasera andiamo a dormire lì. Porca pupazzola, da qua non si passa, bisogna trovare un'altra strada. Porca vacca, bella lì. Allora, ho scoperto che c'è un'altra stradina per arrivare che dovrei riuscire a passare con lo schiaccione, quindi dovremmo farcela. Adesso vediamo se ci dovremmo accontentare di piantarci là, che comunque non è un cazzo male, oppure se arrivare proprio a Torre Inserraglio. Vediamo se qua si passa col camper, anche se c'è un po' di giarronazza. Vedremo.
Vabbè, dai. Non male, non male. Direi decisamente non male. Mi sto preparando da mangiare. Sono fermato qua in una stradina vicino a Torre dell'Inserraglio all'Ombretta. Sul camperozzo abbiamo 27 gradi e 23 fuori, ma comunque gira una bella arietta. Poi c'ho il mio ventilatorino da camperozzo che fa un'arietta bellissima. Allora amici, ho appena salvato quel camion là da un incendio, perché sostanzialmente gli era finito un qualcosa sugli scarichi davanti ai serbatoi, avevano preso fuoco. Io l'ho visto che arrivava con un lato del camion in fiamme e allora niente, mi sono messo a suonargli, a fargli i gesti e si è fermato per fortuna e ha spento il fuoco con l'estintore, altrimenti potevamo vedere un botto che lo sentivano fino a Lecce. Cozio, vabbè, oggi ho fatto la mia buona azione, raga, a posto. Andando in un posticino che dovrebbe essere panoramico e si dovrebbe vedere il mare e ci dovrebbe anche essere un'altalena, si dice, così si racconta. Vediamo se davvero c'è questa altalena su Belvedere. Bella, sono venuto alle rupi di San Mauro perché pare ci sia una bella vista. Andiamo a controllare, vediamo se è vero, se è una fitta pattonale. Vediamo, come direbbe Marco Ezio. Intanto c'è questa terra rossa che è veramente bella, top, sarebbe proprio da sbattarci con la moto da cross, perché secondo me deve averci un grip, perché è secca, però è quel secco che non è il polverone scivolone, secondo me, questo qua attacca bene. Spettacolo, vista spettacolare e corretta distanza sociale dai ritardati. Questa direi che è la distanza minima alla quale si può stare.
cazzo, raga. Ho appena passato Nardò. Cazzo, quando penso a Nardò mi torna sempre al ricordo anno 1996. Copertina di Motociclismo titolava "A manetta sull'anello di Nardò", dove provavano tutte le super sportive dell'epoca, la 916, 748, le varie CBR 900. Zottesta. Buonasera, buonasera. Siamo dei NAS. Siamo venuti a controllare questi macchinari se sono in regola. È chiuso. Siamo venuti a controllare se questi macchinari sono in regola. Sì, oppure potete lanciare i cosini. No, guardate. Quelli che si appiccicano. A me mi è venuta un'altra idea. Mettiamola di stelle filanti. Stelle filanti, vedi le stelle, Leonardo, stelle filanti. Sto andando a Torre il Serraglio. È quasi mezzanotte e siamo oltre il coprifuoco. Mamma mia, che paura! Tirano le bombe! E quindi niente. Andiamo a Torre il Serraglio a difenderci nel fortino dai bombardamenti notturni. E c'è un po' di gente in giro nonostante i bombardamenti. Stasera serata dall'amica con altri amici, molto molto bella, è stato bellissimo. E mi dispiace un po' andare via domani, però sì, tocca andare in su. Perché sì, dai, perché il viaggio deve essere così, è giusto così. Inizia lo sterrato di Torre in Serraglio. Andiamo di qua. Giaronazzi, na 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 na. Giaronazzi, mi tocca un po' schivarli, sai. Giaronazzi, pacca boia. Passaggio stretto, ma ci staremo. Dai che ce la facciamo. Basta schivare i sassoni. Oppala, ce l'abbiamo fatta. Questo è il posto, no. Vediamo di trovare un modo di parcheggiare il camper in spiaggia.